No, ma guarda, così è bello, guarda. Okay. Quindi adesso andiamo al lago di Scutari e dopo al castello di Scutari e come al solito c'è anche Antonio e la guida. Ciao! Il lago di Scutari è il lago più grande di tutti i Balcani. Si trova al confine fra Albania e Montenegro ed è abitato per lo più da pescatori. È uno dei posti più belli e famosi di tutta l'Albania. Ti consiglio di venire qui, assolutamente. Staci almeno una mezza giornata e goditi questo clima mediterraneo bellissimo. Andiamo a trovare Bilal, che è un pescatore, nonché il titolare di una piccola osteria casereccia, dove puoi assaggiare i pesci del lago e sperimentare il senso dell'ospitalità tipico del popolo albanese. Përshëndetje! Sot doshtë në kagënë! Che bello qui! Coffee turca. Cioè dolce o dolce? Dytmes. Faleminderit. Lui li vive qua. Hai tanto? Ha tanti amici dall'Italia. Da tutta l'Europa. Trecce? Ha fatto fino a 300 autografi in pietra con i turisti. Deutsch. Italia, Francus, English, Nederland. Una coppia germana. Australia, Canada, America. For activity ti chiedo, c'è buon turista tu? Vanga in guida in mare. A volte fanno guida in montagna? Vado in binario giro, ma vago. A volte fanno cioè giro con le varche, cioè natura, cioè acqua, un posto cioè semplice, bello e mi piace. Vanno in plage, vanno in plage. Mangiano, bevono, fanno, cioè vanno in spiaggia, di tutto. Quali sono i pesci principali quindi che si usano qua? Pesce cresorci, monzanto. Cosui, cocrab, cognom, altro. L'anguilla si può mettere in soup. Si può grigliata, come è tradizionale qui a Scutari di fare per esempio un pesce oppure un'anguilla con altre cose, con vegetables, con cioè potatoes. Una domanda per te, gli albanesi a che ora fate i pasti? Normalmente colazione si fa alle 8, il pranzo alle 12 oppure alle 1, invece la cena alle 7, alle 8, così. Quindi più o meno come gli italiani? Lui sta dicendo che c'è differenza tra i Balcani e l'Europa. Mangiamo non presto, un po' tardi, e beviamo un caffè, beviamo un raki e mangiamo qualcosa di semplice, non tanto. Invece in Europa, quando cioè, fanno colazione, mangiano tanto, mangiano marmellata, mangiano cioè carne o non so, cioè mangiano un full dish. In Czech, Polak, Deutsch, Austriac. Sì, sì. Qui in Albania, quando diciamo voglio andare a mangiare, diciamo vado a mangiare il pane, perché cioè, la gente era povera e mangiavano tanto il pane, mangiavano soltanto un piccolo cibo e tanto il pane per riempirsi. E adesso che non è la situazione come prima, cioè in generale hanno da mangiare quello che vogliono così, ma è rimasta la idea del pane e sempre diciamo non voglio andare a mangiare ma vado a mangiare pane, e quando ci sediamo sempre mangiamo tanto pane. Belal ci prepara il pesce di lago fritto in modo molto casereccio. Gesur. Gesur. Ah, ma tutto? Yes, 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 yes. Oh, dove? Raga, mio sciamo. È buonissimo. È molto buona, anche per me. Non pensavo che era così buona. Adesso noi stiamo mangiando quello che si chiama bocca alla moce. Cos'è, un pane tradizionale? È fatto con solo con farina e acqua? Sì, con farina di mais. E con lievito o senza lievito? No. E questo cos'è? Di at? Della casa.
Spier, Muka. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. Ciao. Ciao, 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 ciao. Adesso, con la pancia finalmente piena, andiamo al castello di Rosafa, che è uno degli highlight di Scutari. The castle existed since 3000 years ago. The castle is one of the oldest objects in Europe. In the castle invaded many countries. There were the Byzantines, the Serbs, the Venetians, and the last ones, the Ottomans, that invaded the castle for 500 years. There is the legend about the castle. There were three brothers building all day the wall, and all night it was going to be crushed. One day when they were working building the wall, a wise old man was passing by, and he said to them that if you want your wall not to be crushed, you have to sacrifice one of your wives. The two oldest brothers went to their houses and said everything to the wives, and said to them, don't come. Only the youngest brother didn't say anything to the wife, and he was the most loyal. The next day when they were working, the wife of the youngest brother came bringing food and water, and they said to her that you have to be sacrificed. She said, okay, but I need some conditions. I need one of my hands outside to move my kid and half of my breast outside to feed my kid. And nowadays, in the entrance of the castle, there is a white part considered to be the milk of Rosafa. And girls who don't have milk, they scratch it like this and they start to have milk. But it's just a legend.